Canada, un paese che ama i documentari. Immaginarli, finanziarli, produrli, vederli. Una passione che ha contribuito a far crescere Hot Talks, il festival del documentario in corso a Toronto, fino a diventare il più grande del Nord America. Un lavoro riconosciuto dal direttore dell'Italian Trade Agency, Marco Saladini. Perché venire qui a cercare coproduzioni, joint ventures, finanziamenti? Penso che sia per il lavoro enorme che ha fatto il Festival Hot Dogs, che ha radunato il meglio delle produzioni nordamericane con una significativa presenza anche da altri continenti, e quindi è diventato un magnete. Un magnete grazie al talento e all'esperienza, continua Saladini, ma non solo. C'è qualcosa qui che attrae, che è la disponibilità di finanziamenti da parte del governo canadese e anche di altre entità. Il film documentario Non sono mai tornata indietro è appunto una coproduzione Italia-Canada. Le ragioni le spiega il produttore Federico Schiavi. In Canada è tutto un po' più rilassato, pur nell'efficienza, e questa è una cosa molto buona, no? Perché si riesce a comunicare in maniera più facile, un po' più umana, ecco. Però comunque le cose camminano e funzionano. L'importanza di Hot Docs per l'industria cinematografica è confermata dalla regista e produttrice Elisa Mereghetti. Il forum di Hot Talks è una delle occasioni internazionali più importanti per noi documentaristi e quindi non potevamo mancare. Non deve stupire che tanti produttori, autori, registi italiani vengano a cercare qui in Canada finanziamenti, coproduzioni, joint ventures per i propri progetti. Nel 2022 il fatturato totale dell'industria cinematografica, televisiva e dei video è stato di 13,4 miliardi di dollari e nel quinquennio 2017-2022 l'industria è cresciuta del 6,1% all'anno. Tra Italia e Canada esiste un accordo di coproduzione che rende ancora più interessanti i rapporti nell'ambito cinematografico. Esiste, è efficace, esiste da un po' di anni. Non è facilissimo farlo funzionare perché c'è un problema principalmente dal lato canadese, per i produttori canadesi, perché per poter entrare in coproduzione e ottenere dei fondi, dei finanziamenti, devono avere già un broadcaster on board. L'accordo serve anche a creare occasioni, secondo Mereghetti, per rafforzare i legami tra Italia e italo-canadesi. Noi stiamo sviluppando un progetto legato alla Sicilia, nelle Isole Eolie, e ci piacerebbe moltissimo poter sviluppare questo progetto anche con delle società canadesi, proprio perché c'è questa comunità italiana. Le province a maggiore vocazione cinematografica sono il Quebec, l'Ontario, dove Toronto ormai è seconda solo a Los Angeles per numero e volume delle produzioni, e la British Columbia, non solo per i suoi aspetti paesaggistici, ma anche perché a Vancouver hanno sede Lionsgate Entertainment, che ha prodotto tra l'altro Blade Runner 2, e Thunderbird Entertainment, che tra le altre cose produce per Netflix il famoso cartone animato Beat Bugs. Gian Pietro Nagliati, Omni News, Toronto.